Sono uno scienziato visualizzatore. Fondamentalmente cerco di arrivare a spiegare storie complesse di scienze attraverso la visualizzazione, sviluppando lavori d'arte ed illustrazioni che possono spiegare la storia della scienza alle persone. Per decenni la cultura popolare e gli show come Star Trek hanno ispirato generazioni di scienziati cercando di concepire come avrebbe potuto essere lo spazio, ma un momento, come è veramente lo spazio? Le nebulose, gli impatti celesti, la visione dell'occhio della Via Lattea, gli astronomi hanno creato grafici del cosmo irraggiungibile, offrendo immagini che lasciano a bocca aperta attraverso telescopi come Hubble e il suo cugino a raggi infrarossi Spitzer. Se guardiamo sotto l'immagine della Via Lattea, leggiamo queste due parole: concetto artistico. Questa fantastica immagine della nebulosa Orione in realtà appare così. Ed il sistema TRAPPIST-1? L'ultima scoperta dei 7 potenziali esopianeta abitabili apparsi nelle prime pagine in realtà è solo un quadratino e pixel bianco. Come vedete, l'arte dello spazio è parte della NASA che esiste prima che andassimo sulla Luna. Molte immagini dello spazio iniziano dai dati. Dei dati veramente complessi, e trasformano questi numeri e grafici in immagini per catturare l'immaginazione del pubblico. Richiede un delicato equilibrio fra scienza ed arte. E questo è quello che fa Robert. Come astronomo ed artista, Robert non elabora le immagini, ma realizza delle ipotesi artistiche basate sui fatti, così che possiamo visualizzare quello che succede veramente lassù. E per gli oggetti che non abbiamo ancora visto, come TRAPPIST-1, l'interpretazione artistica è un processo meticoloso. Una volta che mi mostrano i risultati, la prima cosa è avere una copia su carta da guardare per capire quello che mi viene presentato come una valutazione scientifica. Il passo successivo è contattare gli scienziati coinvolti direttamente nella ricerca e discutere con loro come si potrebbe illustrare il risultato. La prima cosa è stato prendere l'insieme dei dati della curva di luce della stella TRAPPIST-1 che mi ha lasciato a bocca aperta per le innumerevoli curvature di luce che ci ha fatto osservare una raffica di attività. Questi dati non sono molto per un occhio non allenato, ma la profondità dei dati rivela la grandezza del pianeta e studiando i piccoli blips di luce di quando i pianeti passano davanti alla stella, conosciuto come metodo di transito, gli astronomi possono dirci che gli esopianeti orbitano vicini alla loro stella. Con tutte queste informazioni critiche, Robert è in grado di dipingere l'immagine corretta. In realtà si può capire quanto è grande il pianeta, come può essere la temperatura della superficie data la sua vicinanza. Questo è veramente un sistema solare ben saldo che è diventato un modo stimolante per chi vuole riportarlo in grafica e che non ha nulla a che fare col nostro sistema solare. Per raccontare la grande storia di TRAPPIST-1, Robert ha preso le limitazioni scientifiche seriamente, perché un colore sbagliato potrebbe essere veramente ingannevole. Illustrare un esopianeta con un aspetto di verde brillante potrebbe diventare un ostacolo per noi. Non possiamo dire, ehi, abbiamo trovato vita su questo pianeta. E se lo mostriamo verde potrebbe comunicare questo. È abbastanza per mostrare la presenza dell'acqua. Molte volte abbiamo fatto sforzi straordinari per non far apparire l'acqua troppo attraente, come i tropici, con quel blu profondo. Perché si potrebbe pensare ad un'accuratezza completa per arrivare all'obiettivo di un'illustrazione astronomica. Ma non è questo il caso, il solo. Il primo obiettivo è la comunicazione, la comprensione. Comunicare le scoperte dello spazio con l'arte ha una lunga storia. Uno dei padri dell'arte moderna dello spazio è stato il famoso Chesley Bonestell, un disegnatore ed illustratore. Negli anni 50 ha creato un'immagine della Luna di Saturno Titano prima che Neil Armstrong posasse il primo piede sulla superficie della Luna. Carl Sagan, una volta famoso, ha detto di Chesley: «Non sapevo come potevano essere gli altri mondi prima di aver visto i dipinti di Bonestell». Il suo lavoro è stato ampiamente acclamato, tanto che le sue illustrazioni accompagnavano gli articoli scritti dallo scienziato dei missili tedesco Wernher von Braun, che alla fine ispirò i programmi dello spazio americani. Molte delle cose che sembrano impossibili adesso diventeranno realtà domani. Avendo una reazione visiva sul trionfo della tecnica, è stato qualcosa che la NASA ha agganciato troppo presto. Da oltre 50 anni, la NASA ha lavorato strettamente con artisti e leader creativi come Walt Disney e Norman Rockwell per aiutare a forgiare le storie dei viaggi spaziali. È lo stesso lascito di oggi, con ulteriori comprensioni scientifiche avanzate e strumenti migliori per immaginare quello che mondi lontani potrebbero essere se potessimo visitarli. Dobbiamo prenderci cura di questo per essere sicuri di non svendere parti che non siano in realtà la storia. Ci sono persone che osservano e dicono: «Oh, la NASA ha fotografato il pianeta», e non capiscono che in realtà si tratta di un prodotto artistico. D'altra parte, se non facciamo questo e non mostriamo un'opera d'arte avvincente, la gente non guarderebbe mai questa storia comunque.
Mettiamo più scienza che possiamo di quello che sappiamo oggi. E ci piace pensare che fra 50 anni, quando guarderanno indietro, possano dire delle immagini degli esopianeti di come sono adesso, magari ammiccheranno o sorrideranno l'un l'altro. Ah, divertente, pensavano che ci fosse l'acqua su questo. Ma apprezzeranno anche che si è trattato di un documento storico di come è cambiata la nostra comprensione di quei pianeti nel tempo. Rivelare quello che sarà fra 50 anni è sopravvalutato. Molto di quello che pensiamo di sapere su TRAPPIST-1 è semplicemente cambiato. Voglio dire, Robert ha dovuto ritornare sulla sua lavagna e rifare il lavoro artistico per questi ecopianeti. Robert ha descritto questi cambiamenti in un evento live su Facebook e per lui la densità è stato uno dei fattori di cambiamento. Per gli astronomi, sapete, noi conosciamo letteralmente migliaia di ecopianeti. Questi sono gli unici set che hanno misure precise di masse e da questo la densità. E la densità per gli astronomi è incredibilmente importante perché è il primo passo per decidere come è fatto in realtà. Conoscendo la densità cambia la nostra comprensione di come sono i pianeti di TRAPPIST-1. Ad esempio, se torniamo nel 2017, gli scienziati pensavano che il pianeta D era roccioso, ma si è rivelato che ha la densità più bassa dei sette e che in realtà è un mondo d'acqua. E per il pianeta E, Robert e il suo team pensavano che fosse un pianeta d'acqua. È in realtà super roccioso ed ha la stessa densità della Terra, il che significa che il pianeta E è quello più simile alla Terra, ciò che sappiamo adesso. Siamo ben lontani da inviare una navicella su TRAPPIST-1 senza una curvatura del tempo, ovviamente. Pertanto, per ora il lavoro artistico continuerà ad essere il nostro miglior alleato.